cade dal cielo, può allagare le città, scorre nei canali e serve a irrigare i campi. Ah, l'acqua! L'acqua che a volte ci preoccupa e a volte invece è un bene molto prezioso. E poi sapete, l'acqua serve anche a produrre energia elettrica. Vi ricordate quello che avete studiato nei libri? In montagna, le dighe, le centrali idroelettriche? Pensate, ne abbiamo anche qui sui nostri Appennini. Può succedere però che sia l'acqua a chiederci energia. Lo sanno molto bene i consorzi di bonifica. Ad esempio, per far funzionare le idrovore, di energia ne serve parecchia. Altra energia serve per far funzionare i sistemi irrigui. Ma i consorzi di bonifica, sempre alla ricerca di un modo per risparmiare energia, e naturalmente denaro, hanno avuto più di un'idea. Ad esempio, sfruttando piccoli salti d'acqua, anche di 1,5 metri. I canali di bonifica sono diventati quindi uno straordinario potenziale serbatoio energetico per la produzione di mini e di micro idroelettrico. Oh, sono forti questi dei consorzi! Hanno inventato un sistema per produrre energia idroelettrica in pianura. Ma non è tutto! Quello che vedete è un bacino di raccolta per l'acqua di irrigazione. Da qui l'acqua raggiungerà i campi, ma per raggiungere i campi deve essere pompata e quindi c'è bisogno di energia. Ma per non consumare energia elettrica, lo specchio d'acqua viene coperto in parte da pannelli solari che riescono a produrre l'energia necessaria a far funzionare le pompe. Mettendo i pannelli sull'acqua ci sono notevoli vantaggi. Ad esempio, non si consuma territorio, non si sottrae territorio alle produzioni agricole e industriali e si riduce la perdita d'acqua per evaporazione. E poi è bello da vedere, no? Sembra un fiore, anzi un loto. Pensate che i consorzi di bonifica dell'Emilia Romagna hanno realizzato 12 impianti fotovoltaici e altri sono già in fase di progettazione. Il sole bacia i belli e anche i pannelli.